Andrew Spannaus, esperto, collega, giornalista, esperto di economia internazionale, la domanda è quale potrebbe essere l'impatto del coronavirus sull'economia americana? Le stime iniziali sono drammatiche, si parla, se vediamo le proposte o le stime fatte da Goldman Sachs, Morgan Stanley, le grosse banche d'affari, parlano di un calo di 20-30% del PIL nel prossimo trimestre, di una disoccupazione al 20%, qualcuno dice anche 30%, sarebbe il più alto nella storia americana. La Grande Depressione si è arrivata al 25%, quindi si sta parlando adesso, si aspetta un effetto molto forte, ma il governo americano, il Congresso, insieme hanno negoziato con la Casa Bianca, hanno appena varato in parte, il Senato l'ha fatto, adesso la Camera deve votare, un pacchetto di aiuti di 2,2 trilioni di dollari, sono 2 mila miliardi, di euro, che rappresenta 11% del PIL americano, quindi una risposta piuttosto forte. Come questa crisi sui grandi sistemi, come quello americano e quello asiatico, cambieranno l'economia globale? Allora, questo è un tema più ampio che si è cominciato a parlare subito negli Stati Uniti della questione della Cina e della globalizzazione. Chiaramente noi non abbiamo, come in Italia, come in America, produciamo pochi ventilatori, produciamo poche mascherine, cioè l'Italia ha avuto questo grande problema e ce l'ha ancora di reperire risorse. Non si producono abbastanza cose in Occidente, nei propri paesi, si dipende da altri. Negli Stati Uniti il 90% degli antibiotici ci sono importati, cioè c'è una global supply chain adesso dove veramente dipendiamo da un sistema che è stato messo in piedi fondamentalmente per risparmiare soldi, cioè noi mettiamo un pezzo di produzione in varie parti del mondo perché così l'azionista che chiede più soldi alla società in cui investe porta a casa di più. Però c'è un discorso di sicurezza economica, quindi io mi aspetto assolutamente che questa riflessione che era già iniziata da qualche anno, l'abbiamo visto con il populismo, cioè i movimenti politici in risposta agli effetti della globalizzazione, questa discussione sarà accelerata sicuramente, c'è una nuova attenzione, ci dovrà essere, alla sicurezza economica, sia in campo sanitario ma anche più ampio. Ecco, questa emergenza Covid-19 può essere comparata a quello effetto guerra che spesso viene, diciamo, coinvolge gli Stati Uniti. Come impatta invece sulle presidenziali? Aiuterà Trump nella sua battaglia per la rielezione o no? Allora, dobbiamo dividere in due categorie, quello che Trump può controllare e quello che non può controllare. La sua risposta iniziale è stata debole, ha minimizzato, come hanno fatto molti, tra l'altro, però lui anche fino a pochi giorni fa, o 10 giorni fa circa, ha minimizzato. Adesso invece a un certo punto ha detto ok, qui devo fare il presidente di guerra. Ci vuole una risposta forte. E in realtà, nell'ultima settimana, 10 giorni, ha fatto molto per riprendere la sua posizione. Addirittura adesso la popolazione americana gli dà approva l'operato di Trump a maggioranza, tra 50 e 60%. Quindi sta prendendo il centro della scena e può aiutarsi in questo. Però questa è quella, la parte che può controllare lui, cioè se lui si intesta essenzialmente queste misure molto forti per l'economia, che comprendono mandare degli assegni direttamente alle persone, 1.200 euro, 1.200 dollari a buona parte degli americani, cioè soldi diretti, sono cose che le persone vedono e francamente il ruolo di Trump è centrale in tutto questo, i democratici sono stati un po' defilati, Biden e anche Nancy Pelosi su questo, e un po' timidi anche. Poi c'è la parte che non può controllare, chiaramente. Se la situazione continua a peggiorare e sta crescendo rapidamente negli Stati Uniti i casi, stanno quasi a livello dell'Italia adesso, anche se i morti sono minori, chiaramente quello comunque anche quello diventa colpa dell'amministrazione. Quindi è un grande rischio per lui, lo sa benissimo. Trump ieri ha twittato
che bisogna riaprire l'economia americana più velocemente possibile, perché altrimenti i democratici vogliono utilizzare questa cosa contro di me nelle elezioni. È chiaro che un grosso rischio c'è per lui. Se all'inizio, per riassumere, se all'inizio sembrava che Trump non fosse assolutamente pronto a affrontare la cosa, ha trovato un po' i suoi riferimenti, sta occupando la scena, ha fatto proposte forti, più forti anche dei democratici, e quindi potrebbe anche prendere benefici da questa situazione. Dai tuoi contatti che hai negli Stati Uniti, come stanno prendendo la quarantena gli americani? Stanno comprando carta igienica. In America è così, non so perché, ma comunque già un mese fa, quando sono iniziate le misure qua, e quindi la preoccupazione è cominciata a dilagarsi, in America non si trovavano più mascherine e come si chiama, il gel per le mani, queste cose si sono comprate subito, quindi gli americani non sono stati da meno rispetto ad altri a fare incetta di certe cose. In molti negozi le persone hanno comprato il cibo, lasciato scaffali vuoti, insomma c'è una forte preoccupazione negli Stati Uniti. Chiaramente va un po' a zone, perché sono ovviamente le zone più popolate, urbane, le zone più dense che hanno i problemi più grossi. Lo vediamo a New York, San Francisco, Chicago, soprattutto New York in questo momento, mentre ci sono altre zone del paese dove ci sono pochissimi casi, e questo cambia un po' la percezione. Addirittura troviamo chi lì continua a minimizzare, dicendo sì, ma non è così grave, no? nella nostra realtà. Comunque la preoccupazione e il dibattito un po' che si è visto in Italia all'inizio, cioè se questa cosa veramente serve per il social distancing, cioè chiudersi dentro, evitare interazioni sociali, lo stesso dibattito si è visto in Italia e si è visto negli Stati Uniti un po' dopo.